Questo brano dei Baustelle che si intitola Veronica numero 2. Veronica numero 2 ci porta dritti dritti alla nostra prima intervista legata alla rubrica con libri da sport sulle librerie indipendenti. Nelle librerie indipendenti abbiamo al telefono Andrea di Meme Libri di Parabiago. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Tra l'altro abbiamo fatto un gancio involontario perché parlavamo di trailer, di musica da meme e andiamo... Esatto, da meme, giustamente. Partiamo proprio da questo, da dove viene il nome della tua libreria e in generale, insomma, com'è nata la tua libreria? Buongiorno. Niente, il nome della mia libreria è un nome che ho ereditato dalla precedente gestione. Io sono 12 anni, dal 2011 che sono qua in questa libreria. Okay. E il nome era Meme Libri, una libreria che era già avviata, quindi il nome mi piaceva. Mm-hmm. E abbiamo mantenuto il nome della precedente gestione. Ok, e avete delle specializzazioni oppure trattate tutto? Allora, noi trattiamo tutto, noi siamo una libreria, una piccola libreria a Parabiago, in provincia di Milano, facciamo tutto da quanto riguarda tutti i libri di lettura, anche facciamo anche servizio di scolastica, quindi serviamo i nostri clienti dalle elementari, li portiamo tranquillamente anche all'università. Mm-hmm. E poi per quanto riguarda i libri di lettura, la varia, organizziamo anche diversi presentazioni. Mm-hmm. Quindi abbiamo la fortuna di poter portare, far conoscere anche i nostri clienti direttamente gli scrittori. Mm-hmm. E che questo, se devo dire, sono 2 anni che stiamo facendo un po' di presentazioni, stiamo avendo insomma un ottimo riscontro e facciamo le organizziamo al sabato pomeriggio e diamo la possibilità ai nostri clienti di conoscere direttamente gli autori dei libri che leggono, e stiamo avendo, insomma, sia dal punto di vista anche delle case editrici, sì, un buon successo. Bene, bene. Senti, adesso andiamo, diciamo, nello specifico con i consigli, ma tu come lettore e anche come libraio hai un non dico un genere, però insomma un filone che preferisci, sì, rispetto ad altri? Certo, certo. Io ho sempre letto da piccolino. Sono amante dei libri dei gialli. Mm-hmm. Quindi tutto quello che è giallo, thriller, noir. Mm-hmm. E poi sono molto appassionato di storia, quindi anche non disdegno un bel saggio storico. Okay. Ok, allora invece quali sono i 5 consigli che ci porti oggi? Allora, i 5 consigli, guarda, io approfitto per consigliare un po' quella che è, diciamo, la top 5 della mia libreria, sì, per quanto riguarda l'anno 2022. E iniziamo magari dalla quinta posizione. Mm-hmm. Che è Andrea Fazioli, Le strade oscure, edito da Guanda. Mm-hmm. Andrea Fazioli, scrittore svizzero di Bellinzona, fa parte della collana Guanda Noir e ha scritto l'anno scorso Le strade oscure, tratta il tema dei frontalieri. Okay. Sono tutti quei personaggi, insomma, che al confine tra l'Italia e la Svizzera tutti i giorni attraversano la frontiera per recarsi o in Italia o in Svizzera, viceversa, per lavoro. Tratta un argomento, diciamo, il suo protagonista è Elia Contini, che è un suo investigatore privato. Uh-huh. Che viene in questo caso, ne approfitto appunto per, come sentivo prima voi dire, di non spoilerare troppo, perché logicamente, certo, anche quando si fanno le presentazioni è un giallo, è importante appunto dare giusto solamente alcuno riferimento, poi sta all'ascoltatore cogliere. Mm-hmm. Giustamente non si può, come parlavate, vi sentivo prima, non svelare insomma tutta la trama del film o del libro, perché sì, non ha logicamente senso. In questo noir, Andrea Fazioli, col suo investigatore privato Elia Contini, viene ingaggiato da Ernesto Magni, che è uno, appunto, un frontaliere, il quale un giorno subisce una cosa un po' particolare, perché perde il portafoglio, e un giorno in stazione viene a conoscenza del fatto che una ragazza con cui lui si ritrovava sempre in treno viene brutalmente aggredita. Allora lui chiama proprio Fazioli chiama Elia Contini per investigare. All'inizio. Mm-hmm. Elia Contini lo prende un po' per pazzo, dopo invece comincia a capire che probabilmente questo Ernesto Magni ha qualcosa di vero da
da raccontare, allora lì inizia tutta questa bellissima vicenda che ci porta anche nei lati oscuri della Svizzera, che non è solamente quello che ci vuole far vedere, il bello, tutto ordinato, pulito, ma anche lì c'è sicuramente qualcosa di oscuro, certo, nascosto. Come tutto, diciamo, in tutti i luoghi. Come tutto. Andiamo al quarto posto. Quarto posto, rimaniamo sera, andiamo con uno scrittore italiano, sì, Giuseppe Festa, che l'anno scorso con Longanesi, La trappola d'aria, ci porta in Norvegia, alle isole Lofoten, e qui abbiamo un bel poliziesco con Marcus Morgan, che è un ispettore della polizia criminale di Oslo. Il giallo inizia in maniera molto particolare, perché Marcus Morgan, turbato da delle sue vicende personali che ha appena passato, sta per farla finita, appunto sta per prendere il grilletto, viene però fermato proprio dal citofono di casa del suo collega, che gli dice: Marcus, vieni perché c'è un caso particolare. E allora lì Marcus logicamente fa: bene, rimandiamo quello che tragicamente stava per porre fine alla sua vita, e inizia questo bellissimo giallo. Giuseppe Festa è uno scrittore molto bravo, un ambientalista, sicuramente qualcuno avrà letto anche altri suoi libri per quanto riguarda soprattutto il genere ragazzi, dove c'è sempre il regno animale, la natura, mm-hmm, collegata con l'uomo. Leggo che è anche un cantante di una band. Sì, è il cantante dei Lingalad, è stato molto, sì, bello, perché l'anno scorso è stato anche da noi a presentare il libro e ci ha deliziato anche con una bellissima, insomma, con un po' di canzone del suo gruppo. E appunto Marcus Morgan si ritrovano sulle tracce di questo serial killer che uccide le sue vittime come loro uccidono gli animali. Quindi siamo alle Lofoten, c'è di mezzo un baleniere, ci sono di mezzo dei cacciatori, insomma, anche qua non svelo altro, ma molto 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 interessante. Mm-hmm. Terzo posto. Terzo posto, un altro scrittore italiano, Marco Buticchi, Il serpente e il faraone, edito da Longanesi. E Marco Buticchi è un altro scrittore che io amo particolarmente. L'anno scorso ha abbandonato il suo, diciamo, personaggio dei suoi romanzi, ci porta nell'antico Egitto. L'anno scorso, nel 2022, c'è stato il centenario, il 4 novembre, della scoperta della tomba di Tutankhamon, e appunto Marco ha voluto scrivere questo romanzo ambientato in due filoni, quindi una parte ai tempi di Mosè, del padre di Tutankhamon, con tutta la storia degli ebrei con i faraoni, mm-hmm, e poi c'è questo, diciamo, parte ambientata negli anni prima, che parla appunto di come si è arrivati alla scoperta della 4 novembre, c'è stata la prima picconata, diciamo, mm-hmm, che ha dato via alla scoperta della tomba di Tutankhamon, con la sua maledizione che, certo, si è portata dietro durante gli anni, ecco. Certo. Anche questo molto bello. Secondo posto? Secondo posto, un altro scrittore italiano, anche qui sempre edito da Guanda, Gian Andrea Cerone, Le notti senza sonno. Un suo romanzo di esordio di Gian Andrea Cerone, che merita veramente tantissima attenzione per i lettori di gialli. Un romanzo molto particolare, perché è ambientato proprio nella settimana in cui nel 2020 sta per scoppiare la pandemia, proprio i primi casi. E qui abbiamo i due protagonisti, che sono il commissario Mandelli e l'ispettore Casalegno, due partner della questura di Milano, della sezione crimini violenti. Loro due sono due colleghi ormai da oltre 20 anni, sono agli antipodi, perché Mandelli, sposato, follemente innamorato di sua moglie Marisa, quindi molto al contrario di Casalegno, che invece è single, un uomo molto attraente che fa sempre colpo, diciamo, sui vari personaggi femminili che ci sono all'interno del romanzo, e si ritrovano anche loro alle prese con questo serial killer che ha brutalmente ucciso un gioielliere all'interno della sua casa di Milano, e all'interno appunto di questa settimana viene svolto tutto questo giallo, con anche dei netturbini che ritrovano dei corpi umani all'interno di un cassonetto. Starà loro appunto
risolvere i due casi, che poi si vedrà se saranno o meno collegati tra loro. Se posso aprire una parentesi, oggi esce proprio Il trattamento del silenzio di Gian Andrea Cerone, che è il suo secondo romanzo, sempre con Mandelli e Casalegno. Io ho già avuto la fortuna di leggerlo, in quanto l'editore ce l'ha mandato, perché Gian Andrea sarà nostro ospite sabato prossimo, appunto, per presentare il libro, e vi garantisco che è veramente una bomba anche questo. Vedi la qualità dei librai? Sì, no, più che altro c'è cioè, questa è una bella classifica tutta gialla noir per ora, che esula un po' dai nomi più noti, cioè più quelli che vanno sulle classifiche, no? Come dice, vabbè, c'è solo Manzini, c'è solo De Giovanni, c'è solo, invece no, c'è un sacco di gente che scrive cose belle del genere. E sì, sono molto belli, devo dire. Poi questi scrittori qua che vi ho appena menzionato, ho avuto la fortuna appunto di conoscerli personalmente in libreria da noi, per sentire anche, insomma, per presentare i loro libri. Primo posto, lasciamo il giallo, lasciamo il noir, andiamo con Il cielo sbagliato di Silvia Truzzi. Silvia, per chi non la conosce, è giornalista famosa del quotidiano. E lei l'anno scorso ha scritto questo romanzo, che in parte è un romanzo storico, ambientato in Italia a cavallo tra le due guerre, nella sua Mantova, dove Silvia è nata e cresciuta. E il romanzo molto bello, Il cielo sbagliato, tratta la protagonista, questa bambina Dora, che nasce proprio nell'ultimo giorno della Prima Guerra Mondiale. Nasce sotto il cielo sbagliato perché purtroppo nasce nella Mantova povera, perde la madre durante il parto, il padre, siamo negli anni della guerra, quindi non si sa se sia ancora vivo, se appunto in quale parte, insomma, siamo sul finire della guerra, se si tornerà a casa o meno. Ed ora appunto rimane affidata a questa nonna, che però della bambina ha veramente poco interesse, solamente un peso. I primi anni la darà, diciamo, in gestione a un'amica della madre, che anche lei ha appena partorito, e gli dice: cura te la figlia, perché tanto io non posso prendermene cura. Fino a quando questa signora se ne può prendere cura, bene, poi a un certo punto, per un trasferimento di lavoro del marito, dovrà restituire Dora alla nonna, e a questo punto la nonna costringerà Dora da piccola a fare, insomma, tutti i lavori più sporchi, a fare l'elemosina fuori dalla chiesa. Dora, nonostante tutte queste sfortune, anche, diciamo, con un po' di fortuna e con una sua dote particolare, che è quella di essere veramente di una bellezza straordinaria, riuscirà a emanciparsi e, insomma, a ricavarsi un posto in società. Okay. Consiglio veramente questo romanzo, perché è un vero, vero capolavoro. Ambientato a Mantova, c'è di mezzo anche D'Annunzio, quindi con le ville sul Vittoriale, veramente, insomma, in un periodo storico italiano importante, perché sappiamo bene il finire della guerra, l'avvento del fascismo, l'arrivo poi delle leggi razziali, la guerra, e veramente, veramente, insomma, per una donna in quegli anni ricavarsi un po' sulla società non era sicuramente facile, ma la nostra Dora, lascio al lettore, se avrà voglia di questo libro, di scoprirlo. Grazie mille, Andrea. Meme Libri di Parabiago. La tua scelta musicale è Photograph di Ed Sheeran. Come mai l'hai scelta? Da quando è uscito amo particolarmente Ed Sheeran, ma Photograph penso non smetto, nonostante mi sembra, se non ricordo male, correggetemi voi, è uscita nel 2015, ma a distanza di 8 anni è una canzone che ascolto costantemente, perché anche le parole, quello che dice, insomma, sono nelle fotografie, insomma, c'è tanto dei nostri ricordi, insomma, una canzone che amo particolarmente. 2014. Ricordavo 2015, ho sbagliato di un anno. Di poco. Mille, Andrea, a presto. Grazie a voi dell'occasione. Ciao. Grazie a te. Complimenti per tutto. Grazie. Ciao. Ed Sheeran, la tua scelta andrà a finire nella playlist generale dei librai. Quindi potrai sentire Ed Sheeran, ma anche tutto il resto. Siamo vicini alle 9 ore di riproduzione, quindi se vuoi potrai ascoltare tantissime scelte musicali di colleghi e collega. Intanto, Ed Sheeran. Ciao, a presto! Ciao! Morbidissimo questo Ed Sheeran, Photograph, dall'album X, o Per, perché lui
usa tutti, non i segni di interpunzione, tutti i segni matematici per i suoi dischi. Cioè, divide, l'ultimo se non sbaglio, questo non è una X, dovrebbe essere un per, chissà. Morbidissimo. Abbiamo il telefono Guido, che è il libraio della Libreria Popolare di Milano. Buongiorno Guido. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. E allora, grazie, Guido, raccontaci un po' la storia della tua libreria. Ma allora, la storia della libreria è molto lunga, perché la libreria qui in Via Tadino nasce nel 1974 e quindi io aspirerei a riuscire ad arrivare almeno al 50° anno di vita della libreria. ed è stata fondata da una serie di intellettuali, eccetera, che prima avevano un'altra libreria, ma la cui storia sarebbe troppo lunga da raccontare qui in questo momento in radio. Uh-huh. La libreria, da questa associazione composta da vari intellettuali, laici, religiosi, eccetera, doveva essere lo strumento per diffondere cultura, perché senza cultura non c'è capacità di emancipazione, non c'è capacità di vita consapevole come cittadini in un'Italia democratica, senza scambio delle idee e confronto non si va da nessuna parte. In questa logica la libreria nasce, viene chiamata Libreria Popolare perché proponendo testi molto di qualità e anche, se vogliamo, impegnativi nella saggistica, nella narrativa, vuole avvicinare le persone che hanno più difficoltà ad accedere alla cultura e fornire loro strumenti. Per cui la libreria nasce fin dalle origini non come un semplice deposito di libri, ma come un luogo di incontri, di dibattiti, di seminari, proposti di incontri, eccetera eccetera. Quindi è uno strumento per una proiezione attiva nel mondo culturale, sociale, nel dibattito della città. Certo. Come diciamo, è auspicabile e bello che sia una libreria, in particolare una libreria indipendente, insomma, è quello che abbiamo. Esatto, sì. questo sarebbe un po' l'auspicio e lo sforzo che io credo che tutti i miei colleghi librai indipendenti, dove che siano, cercano di fare, ognuno con le risorse limitate che ha, perché siamo perfettamente consapevoli di essere un ingranaggio spesso poco come dire sostenuto, poco efficace, poco sostenuto, no? Però insomma, diciamo che ci si prova. Poi c'è stata, dopo una prima fase appunto dei fondatori eccetera, diciamo fino agli anni 80, poi è passata a un altro organismo che ha cercato di proseguire le attività, anche se orientandole più verso un certo settore, quindi sindacale e del lavoro. Poi questa libreria, soffrendo come tutti delle crisi, della crisi economica, la crisi dei libri e via dicendo, doveva essere chiusa, e allora io con alcuni compagni d'avventura l'ho rilevata nel 2008, di fatto, cercando di riproporre quella che era lo spirito iniziale, no? Senza far paragoni fra me e coloro che nel 74 l'avevano aperto, perché erano persone effettivamente di grandissimo valore intellettuale, eccetera eccetera, però io come libraio cerco di ispirarmi a loro e quindi di continuare a tenere aperta una libreria che sia un luogo di incontro, che offra, come dire, qualità. Ecco, dal punto di vista librario, sia in saggistica, ne abbiamo moltissime, sia in letteratura, sia in poesia, ne abbiamo moltissima, sia libri per bambini, quindi siamo una libreria generalista, con anche una punta di ortodossia, perché non ho mai voluto
inserire altro in libreria se non i libri, ecco. Okay, non ho nulla contro chi mette merchandising o fa altri abbinamenti, però qui l'identità di questa libreria è che è una libreria tout court e basta. Giusto. Senti, a questo punto sono molto curiosa di sentire le tue 5 scelte, avrai spaziato sicuramente insomma in questi generi di cui hai parlato, vai. Allora, innanzitutto io adesso vi parlo di 5 libri scelti appunto col criterio della quantità, non tanto perché sono quelli che abbiamo venduto di più. Ovviamente potrei parlare di decine di libri che noi abbiamo promosso sia per presentare in libreria che altrove, che sono stati apprezzati, hanno venduto tante copie. Di questi copie ne abbiamo vendute, nel senso che sono stati scelti dal libraio, sono stati proposti alla clientela dal libraio, la clientela, i lettori, amici, più che clienti, si fidano abbastanza del libraio, quindi acquistano, leggono e fortunatamente il più delle volte tornano e dicono sono stato soddisfatto, ecco, e questa è la soddisfazione maggiore per il libraio. L'altra cosa che noi qui cerchiamo è, senza snobbare i cataloghi, specie quelli storici delle grandi case editrici o le riproposte che queste fanno, cerchiamo di individuare piccoli o medi editori di qualità, quindi non stampatori, non editori che fanno pagare i libri a chi li scrive, ma fanno il loro mestiere. E allora a volte sono anche editori nati da poco. Allora comincio con un editore, perché non c'è solo il libro, dietro il libro c'è un editore e una scelta dell'editore. Certo. Ecco. Allora, il libro è di un classico della letteratura, direi di tutti i tempi, americana in particolare, cioè Mark Twain, ma un libro poco noto, diciamo, no? Sappiamo tutti le avventure di Tom Sawyer, Huckleberry Finn e via dicendo, e questo invece è un titolo molto buffo, 3000 anni tra i microbi, scritto dal microbo BBBKSHP, con note aggiunte dalla stessa mano 7000 anni dopo, tradotto dall'originale microbico da Mark Twain e trasportato in italiano da Matteo Pinna. Ecco, questo con il solito umorismo e la capacità di narrare di Mark Twain, racconta di Huck che per errore viene trasportato in un microbo del colera di KSHP, si ritrova a compiere un viaggio di 3000 anni microbici, poche settimane su scala umana però, all'interno del barbone Blitzwolski, vero e proprio corpo astrale come ognuno di noi lo è quotidianamente, spesso inconsapevolmente, per batteri, germi, bacilli, virus e microbi di ogni sorta che lo abitano in una complessa e articolata società. Dopodiché potete immaginare il mondo osservato da questo punto di vista e l'umanità che Mark Twain, con la sua penna anche molto molto brillante, descrive, ed è pubblicato da WOM, WOM, una piccola casa editrice che io ho imparato ad apprezzare molto anche per gli altri libri. Poi abbiamo un altro libro, qui una donna che adesso viene riscoperta, Joyce Lussu, un libro di suoi, diciamo, ricordi di incontri con altre donne, pubblicato da Abbott, un'altra piccola casa editrice che cura bene le proprie scelte editoriali, no? Joyce Lussu, nota come moglie di Lussu, però in quanto donna è stata una donna con una grande autonomia e una grande capacità di intervento, quindi non può assolutamente essere semplicemente definita come moglie di Emilio Lussu, insomma. E questo libro, Fronti e frontiere, racconta appunto tutta una serie di incontri con altre donne che come lei sono state negli anni impegnate in battaglie per la democrazia, per l'autonomia delle donne, eccetera, eccetera. Leggo che c'è una prefazione di Jennifer Guerra, questo me lo rende ancora più interessante e piacevole. Esattamente. Tra l'altro, appunto, dicevo che prima viene anche riscoperta questa importante figura della cultura, oltre che dell'Italia democratica, perché anche Silvia Ballestra di recente le ha dedicato un libro.
Dopodiché, sempre in questo itinerario fra editori di qualità, ce n'è uno in ambito milanese, per la precisione Sesto San Giovanni, le edizioni del Foglio Clandestino. Sì. Pubblica poesia, pubblica narrativa e poi anche una collana diciamo, di libri che si basano sulle fotografie, ma sono sempre accompagnati da testi. E qui, visto che noi siamo a Milano, ho voluto scegliere questo di Tullia Giannoncelli, Bicocca, ti ascolto e ti guardo, con 110 fotografie dell'autrice. Bisogna capire che non è una pura proposta di un fotografo che fotografa la Bicocca, che è appunto il nuovo quartiere dove una volta c'era la Pirelli e che è sede dell'università. Bicocca di Milano, oltre che essere quartiere residenziale, eccetera, eccetera. Ma è il libro di un'antropologa che ascolta le persone e ascolta i luoghi, per cui nelle sue fotografie ci sono una serie di scritti, di considerazioni in cui c'è questo ascolto della città e delle persone che la abitano, in questo particolare caso la Bicocca e in particolare ancora l'università, oltre che ai resti della vecchia Pirelli nelle zone non ancora, diciamo, rimesse a posto. E questa capacità di ascolto e di incontro della voce con l'immagine, perché ci sono 120 fotografie, non commentate le fotografie, ma con delle riflessioni e delle osservazioni che entrano in sintonia, quindi voce, pensiero e fotografia, perché anche la fotografia nasce dal pensiero e non dal caso. Certo. Dopodiché scusate. No, nessun problema. Siamo abituati a campanelli, telefoni. Mi stanno chiamando perché io mi sono rifugiato dove posso parlare tranquillamente. Certo. Ma è la libreria che vive. Giusto. È la libreria problema. Che vive, sì. Poi noi abbiamo molti libri anche di divulgazione scientifica, sì. Perché pensiamo che il livello di cultura scientifica deve essere sviluppato cioè c'è un deficit di cultura e di familiarità con la ricerca scientifica, che in questi anni ha fatto. C'è un deficit di comunicazione, io credo, anche, no? C'è un deficit senso che, anche di sì, comunicazione, sì. Ma anche, come dire, di alfabetizzazione. Certo, cioè, esatto. Questo è il problema, no? E quindi per fortuna ci sono editori che con molta sapienza danno spazio, sia traducono che divulgatori italiani che lavorano su questa cosa. Uh-huh. E quindi ne segnalo una fra queste case editrici molto importante e molto nota, che è Codice, sì. Edizioni. E in particolare fra i vari libri, alcuni dei quali abbiamo anche presentato in libreria, tra i vari libri ne segnalo uno, quello di Francesca Buoninconti, che molti conosceranno anche perché è divulgatrice scientifica anche in altre trasmissioni radiofoniche sulla RAI, eccetera, che si intitola Senti chi parla, cosa si dicono gli animali. Perché segnalo questo? Perché qui in libreria stiamo cercando di dare spazio anche a una riflessione approfondita del rapporto uomo-animale, no? Se si parte dall'antropocene, quindi cosa l'uomo ha fatto all'ambiente in cui viviamo, ma l'ambiente in cui viviamo ci sono gli animali con i quali interagiamo, eccetera. E quindi una riflessione sul rapporto uomo-animale, che passa anche attraverso una maggior conoscenza degli animali stessi. Certo. E quindi un libro come Senti chi parla, cosa si dicono gli animali, ci aiuta a capire questo. E infine un altro libro di narrativa di uno degli scrittori che il libraio apprezza di più, che è Giorgio Fontana, sì. Scrittore piuttosto noto, e fra tutti i suoi libri segnalo, diciamo, l'ultimo, Il re degli scacchi, che racconta di questo grande campione
dalla vita insomma particolare, come tutti i grandi maestri degli scacchi hanno avuto, e lo fa in un libro veramente molto, molto godibile, e lo fa anche da scacchista, quindi sì, sa anche di che cosa parla, non solo è uno scrittore attentissimo e misuratissimo alle parole e al loro uso, attento e rispettoso della lingua, rispettoso del valore delle parole, e fa un racconto di questa persona che veramente ha 360 gradi, ecco. Grazie questi mille. Sono i libri che segnalo, che cercano un po' di riflettere anche alcune cose che sono presenti sugli scaffali, quindi certo, molto variegata infatti come sì, come sì, no, no, scelta. Ho citato la poesia perché sennò dovrei no, certo, rubarvi troppo tempo, ma noi siamo, credo, fra le librerie a Milano la più attiva e mm-hmm, più fornita di libri di poesia, ecco. Beh, invitiamo a questo punto tutti coloro che ci ascoltano da Milano e dintorni di andare a verificare di persona gli scaffali della libreria popolare. Chiedere di Guido, esatto. Grazie sì, mille sì. Guido, e prego. La tua scelta musicale Guccini. Sì, esatto, la canzone di 12 mesi di Guccini. Come mai l'hai scelta? È molto semplice, perché io sono vecchio, no. Quindi Guccini è uno dei cantautori, ero incerto fra Dalla e Guccini, poi ho preso questa di Guccini perché sicuramente è stato uno dei miei cantanti preferiti all'epoca, e poi l'ho presa perché questa è una poesia sul tempo, i mesi che scorrono, e quindi una riflessione anche sul tempo e sul modo di doverlo impiegare utilmente ogni attimo della nostra vita, ecco. E poi riproporre Guccini mi sembra una scelta buona, buona cosa, sono una cosa buona e giusta. Non sono molto aggiornato, ecco, però ripeto, penso che ma la musica come i libri non scade, quindi va bene, esatto, va bene sempre. Esatto, e io credo che Guccini sia anche sufficientemente simpatico. Certo. Grazie mille Guido, a presto. Prego. Ciao. Buona giornata. Ciao, arrivederci. Ciao.